Richiamo della foresta martedì 3 maggio 2011, abbiamo detto che da adesso avremmo con un ospite telefonico approfondito quello che è accaduto e cercare di capire, di disricarci tra le mille e mille parole che oggi i giornali ci offrono sull'avvenimento che è accaduto nella notte tra domenica e lunedì in terra pakistana, e cioè il blitz americano, la cattura e diciamo l'uccisione di Osama Bin Laden, il terrorista principe, colui che ha firmato un sacco di attentati negli ultimi 13 anni, 13-14 anni, che è culminato con l'attacco tremendo alle Twin Towers, ma ha firmato insieme ad Al-Qaeda altri atti terroristici anche in terra europea. Siamo in collegamento con Stefano Magni, esperto di politica estera per le pagine del quotidiano L'Opinione. Magni, buongiorno. Buongiorno. Allora, Magni, sono tre gli argomenti, mi sembrano più interessanti, tre blocchi che ci sembrano più interessanti per capire meglio quello che sta accadendo e quello che i giornali oggi riportano. L'impressione è che i giornali oggi scrivano di tutto e il contrario di tutto. E nelle prime pagine c'è la gioia, c'è comunque la soddisfazione, diciamo, di un'operazione riuscita perfettamente, la cattura e l'uccisione di Osama Bin Laden. Poi, scorrendo man mano all'interno dei giornali, ci si accorge che la situazione non è chiara e non è semplice come i primi titoli possono far credere. E io direi di iniziare sulla situazione di quello che potrà accadere nel mondo arabo. Alcuni giornali riportano che il mondo arabo, in definitiva, per esempio Il Giornale in prima pagina dice: ma gli islamici italiani non esultano, mentre Il Foglio per esempio dice che in definitiva questa notizia è stata accolta con una emozione molto minore nel mondo arabo, come un segno di indifferenza, ma dall'altra parte come il segno che ormai Al-Qaeda era ai minimi storici anche come autorevolezza rispetto al mondo arabo. E concludo con una piccola analisi, due righe di analisi di Vittorio Emanuele Parsi sull'Avvenire, che potrebbe essere lo spunto per la nostra riflessione, che dice: benché il Nord Africa e il Levante non siano necessariamente destinati a diventare la nuova culla della democrazia, essi ne costituiscono già ora la nuova frontiera. Sì, tutto da vedere chiaramente. Comunque, per quanto riguarda lo scarso entusiasmo del mondo musulmano in senso lato alla notizia dell'uccisione di Bin Laden, questo si spiega perché tra il 10 e il 50% dei musulmani in tutto il mondo dopo l'11 settembre vedevano Osama Bin Laden come un eroe. E questo range dal 10 al 50% si spiega in due modi: uno a seconda delle stime, due a seconda dei momenti. Il momento in cui Osama Bin Laden raggiunse il picco di popolarità fu proprio dopo l'11 settembre, il che la dice veramente lunga su come su quali ideologie siano diffuse soprattutto nel mondo musulmano, B, su quali e quanti speranze abbiamo che questo mondo, una volta liberatosi delle sue dittature che erano corrotte a lungo al potere, di sicuro erano assolutamente insostenibili per le popolazioni locali, possa darsi poi un assetto non solo democratico ma anche filo-occidentale. Quindi è chiaro che la notizia dell'uccisione di Bin Laden non ha riscosso grandi entusiasmi, anzi, vediamo che l'Iran e i fratelli musulmani in Egitto ritengono che l'uccisione di Bin Laden sia il momento buono per poter scacciare gli Stati Uniti da tutto il Medio Oriente, cioè ora non avete più scuse per rimanere in Arabia Saudita e nei paesi del Golfo con le vostre basi, per cui vi dovete ritirare immediatamente, per cui anzi l'uccisione di Bin Laden dà loro il destro per riprendere
con maggiore vigore questa retorica. E poi soprattutto vediamo che Hamas, che è il movimento movimento integralista islamico palestinese che controlla Gaza, ha condannato l'uccisione di Osama Bin Laden e lo ha fatto tra l'altro rompendo con l'altro partito palestinese Fatah, che invece celebrava la vittoria americana. E tra le altre cose lo ha fatto in un momento in cui doveva esserci proprio la riconciliazione tra Hamas e Fatah, per cui è stata talmente forte la carica ideologica che ha spinto a questa condanna da superare addirittura la convenienza del momento, ecco. Sul giornale Gian Micalessine dice: adesso il re è nudo, il Pakistan deve chiarire i suoi rapporti con Al-Qaeda e Osama Bin Laden. Mi sembra come dire l'inizio di una specie di resa di conti tra l'amministrazione americana e il Pakistan, che è in teoria alleato con l'Occidente, ma che ha denotato connivenze molto forti con le cellule al-Qaediste. Sì, questo comunque, questo tipo di rapporto tra Pakistan e Stati Uniti ha caratterizzato tutti gli ultimi 10 anni dopo l'11 settembre, perché comunque ci sono stati dei momenti di tensione molto peggiori anche l'anno scorso, quando dopo un attacco di droni americani in territorio pakistano, il Pakistan chiuse la frontiera e addirittura interruppe tutta la catena logistica che andava a rifornire le truppe NATO in Afghanistan. La settimana scorsa la tensione è ritornata ancora alta quando il comandante in capo degli Stati Maggiori Riuniti americano, l'ammiraglio Mike Mullen, ha condannato l'appoggio che i servizi segreti pakistani stanno dando ai talebani, che è un segreto di Pulcinella, ma alla fine se i talebani da 10 anni continuano a combattere contro le truppe dell'ISAF è solo perché hanno l'appoggio militare diretto dei servizi segreti pakistani. Il fatto che Osama Bin Laden fosse a 35 chilometri a nord di Islamabad, in un compound molto vistoso a pochi passi da una stazione di polizia del Pakistan, fa capire che era sotto la loro protezione, senza contare poi che Islamabad ha sempre negato ogni volta che gli americani affermavano che Osama Bin Laden era presente sul loro territorio, per cui evidentemente una complicità c'era. Adesso non ne parleremo adesso, ma probabilmente ci sono diversi sguardi che stanno puntando allo Yemen in questo momento. Sì, anche lo Yemen comunque risulta anche tra l'altro dai documenti rivelati da Wikileaks la settimana scorsa, era un foraggiatore di Al-Qaeda. Certo. Lo Yemen e il Pakistan erano tra i maggiori indiziati, ma tra le altre cose per il Pakistan, ecco, è possibile che un cambiamento ci sia adesso, ma non si sa se in positivo o in negativo, perché se questa operazione ha avuto luogo c'è stata perché c'è stato evidentemente il beneplacito del governo del Pakistan, per cui è possibile ipotizzare, naturalmente siamo sempre nel regno delle ipotesi, che vi sia stato uno scambio, cioè che gli americani abbiano ottenuto dal Pakistan la possibilità di mettere le mani su Osama Bin Laden. E poi bisogna vedere naturalmente che cosa il Pakistan ha chiesto in cambio agli Stati Uniti, e questo lo si vedrà nei prossimi mesi, ecco. Certo. L'altro blocco di polemiche, questo riguarda anche diverse, la moda del complottismo, anche se comunque la decisione americana, quella di non far vedere nessuna foto e di di fare una sepoltura, diciamo, del corpo di Bin Laden al fondo dell'Oceano Indiano, è quello appunto delle prove concrete del blitz, della cattura e dell'uccisione di Osama Bin Laden. Mi sembra che tagli un po' la testa al toro questo articolo di Michele Farina oggi sul Corriere della Sera, che dice: l'avessero preso vivo, iconograficamente parlando, forse sarebbe andata come Saddam Hussein quando fu catturato in quel buco della caverna.
campagna. Però alla fine dice eliminare lo sceicco del terrore, portarsi via il cadavere anziché portarlo vivo davanti alla giustizia. E alla fine dice: poteva essere così, ma è accaduto al contrario, ma in definitiva sia preso vivo, sia fatto vedere le foto, sia non farle vedere, risultava comunque alla fine Bin Laden un'icona, rimaneva un'icona. Ma dunque, comunque agiscano gli americani, sbagliano da questo punto dal punto di vista dei complottisti. Bisogna stare, prima di tutto mancano le prove tangibili, ci sono dei video, ci sono delle foto attualmente in discussione la loro pubblicazione o meno. Sì, si parla di... ci sono delle foto del corpo che comunque non sono ancora state mostrate e dicono che siano molto crude, certo. Da quello che si sa. La CNN è in possesso di un video sia del Blitz, da quello che si legge perlomeno sulla stampa, sia del funerale che gli hanno fatto sulla portaerei Carl Vinson, gettando la salma in mare. Quindi le prove ci sono, prima o poi la Casa Bianca autorizzerà la loro pubblicazione. Ecco Magni, mi scusi, sembra, sì, che l'America abbia poi chiesto ripetutamente agli stati arabi, all'Arabia Saudita anche, di poter accogliere la salma, sì, cosa che invece è stata rifiutata. Assolutamente, per motivi molto comprensibili, perché il leader insomma, stiamo parlando di un uomo che, come abbiamo detto, era visto dal 10 al 50% dei musulmani lo vedevano a seconda dei periodi come il loro eroe, e il loro eroe anti-occidentale. Non stiamo parlando solo del leader di un unico movimento fanatico. Per cui nel momento in cui un'icona di questo calibro viene sepolta in un paese, diventa il luogo di culto di tutti gli jihadisti di tutto il mondo. Se gli americani l'avessero preso prigioniero, uno dice: ma perché lo hanno ucciso? Avrebbero potuto interrogarlo. Immaginiamoci l'ondata di terrorismo che ci sarebbe stata tutta volta alla liberazione di Osama Bin Laden. Ovunque l'avessero messo, lì sarebbe stato veramente un luogo invivibile, un luogo che avrebbe raccolto le minacce, i tentativi di liberazione di Osama Bin Laden, senza contare la presa di ostaggi da parte di gruppi che magari si legavano ad Al-Qaeda solo ed esclusivamente per prendere ostaggi e liberarli solo in cambio della liberazione di Osama Bin Laden. Sarebbero state veramente delle conseguenze inaccettabili. Da qui credo che gli americani, che avevano tutta la possibilità di prenderlo vivo, perché comunque stiamo parlando di corpi speciali come, certo, i Navy SEALs, che sono addestrati anche per incapacitare una persona armata che si sta difendendo e arrestarla in qualsiasi circostanza, hanno preferito evidentemente farlo fuori per motivi di sicurezza. Quanto al fatto che l'uccisione di Bin Laden e il rinvio, se non altro, almeno di 24 ore di immagini o di video della sua uccisione abbia provocato o alimentato teorie cospirative, quello era inevitabile, anche perché ormai le teorie cospirative sull'11 settembre e su tutto ciò che riguarda l'11 settembre sono talmente diffuse. Si dice anche un terzo della popolazione americana ritiene che sull'11 settembre noi non sappiamo la verità, per cui questo in America, in Europa è ancora peggio, non ne parliamo neanche nel mondo musulmano. E sono teorie talmente diffuse, talmente radicate, che anche avessero fatto vedere in diretta TV l'uccisione di Osama Bin Laden non ci avrebbero creduto, avrebbero detto che era una scena finta, avrebbero detto che era un sosia, avrebbero tirato fuori mille altre scuse. Ormai la teoria cospirativa è talmente consolidata che ci vorrebbe un tipo di rieducazione come quella che ci fu contro il negazionismo sui campi di sterminio per riuscire a debellarla, ma
veramente impossibile. Prima di arrivare all'ultimo blocco di domande, mi permetta su queste due battute. Una è quella che scrive l'editoriale, il titolo editoriale oggi del Foglio, appunto, tra serio e faceto: Bin Laden è vivo come Elvis, scrive l'editoriale del Foglio. E poi, ragionando con alcuni amici, ieri dicevamo il pericolo di seppellire Obama su terraferma, c'era il rischio appunto di questo pellegrinaggio, ma magari sarebbe stata anche una cosa positiva, avremmo fatto retate di fans di Bin Laden poi nel tempo. Va bene, queste erano due battute. Arriviamo alla fine della nostra intervista e siamo grati della sua disponibilità per poter capire un attimo che cosa è accaduto in queste ore. E leggendo appunto i giornali, dopo le notizie di soddisfazione, però, come dicevamo prima, entri all'interno della impaginazione e cominciano ad arrivare i primi problemi, nel senso che non tutto è finito, anzi forse inizia un'era nuova. Conosciuto il responsabile delle stragi, o comunque conoscendo la rete di Al-Qaeda, ora colpendo il capo non si sa come, in termine figurato, come saranno i colpi di coda di questa bestia. E in prima pagina c'è Marcello Veneziani sul giornale che scrive: era uno zombie, il rischio è che diventi un simbolo e che apra, che questa decisione di ucciderlo o comunque di catturarlo, di renderlo inoffensivo, apre una nuova era di instabilità. Ma era uno zombie non tanto, nel senso che comunque era, probabilmente non aveva più capacità di comando operative perché era isolato dalle cellule di Al-Qaeda. Al-Qaeda stessa si è molto trasformata, perché mentre prima le analisi parlavano di un Al-Qaeda central, un corpo centrale di Al-Qaeda che diramava gli ordini alle cellule periferiche, adesso si è più strutturata come una rete di cellule autonome. Quindi è probabile che da un punto di vista puramente militare la morte di Osama Bin Laden non cambi e non modifichi la minaccia costituita da Al-Qaeda. C'è da dire una cosa, che Al-Qaeda non è l'unico problema. Il problema è l'ideologia jihadista, che è molto diffusa in tutto il mondo musulmano, non solo quello arabo, non solo nei paesi a regime islamico, ma in tutto il mondo musulmano, anche nel mondo musulmano europeo, non dimentichiamolo. Ed è un'ideologia che opta per il terrorismo, perché opta per la predicazione contro l'Occidente nelle sue varianti più pragmatiche, più moderate, ed è già al meglio, diciamo, perché comunque è un'ideologia che tende a utilizzare il terrorismo e da cui nasceranno movimenti terroristici in continuazione. Quindi fino a che non si sarà estinta questa fase di ideologizzazione in senso jihadista, in senso di lotta armata contro la civiltà occidentale, noi non vedremo diminuito questo pericolo. Poi appunto l'uccisione di Bin Laden probabilmente creerà demoralizzazione in alcuni e mitizzazione, certo, in altri. Però fatto sta che fino a che rimarrà viva e combattiva questa ideologia islamista o islamofascista, come la chiamano alcuni, per via della volontà di instaurare stati teocratici autoritari, o comunque questa ideologia jihadista, non vedremo nessun cambiamento tangibile. Ecco, quindi nell'attesa di capire i prossimi sviluppi, è sullo sfondo, e concludiamo con una battuta, lo riportano alcuni analisti, sullo sfondo è il cosiddetto detto un uomo una bomba, cioè questi attentati fai da te, che purtroppo sono quelli che hanno meno possibilità di essere previsti dalle forze armate. La ringraziamo molto, Stefano Magni. Ricordiamo, Stefano Magni è
un esperto, un giornalista esperto di politica estera, ed è il responsabile delle pagine di politica estera del quotidiano L'Opinione, che ci ha dato, ci ha aiutato a capire e a disricarci tra le parole e parole che oggi i commenti e l'analisi che i giornali oggi riportano sull'avvenimento del blitz che ha portato all'uccisione di Osama Bin Laden. Siamo molto contenti di averla sentita e la ringraziamo molto della sua disponibilità. Grazie Magni, grazie. Arrivederci. Sì. Arrivederci. Sì. Arrivederci.